Questa è la spesa. Beh, ciao intanto e iniziamo un nuovo video. Questa è la spesa di oggi. Qui oggi mi sono portata dietro anche il computer perché ho avuto la mia prima, la chiamo riunione con Avo via Zoom. Per cui mi sono portata via il computer sia per stare più tranquilla, perché qui non si sa mai gli esaltati quando decidono di disturbare la vita altrui, per cui ho preferito prendermi il computer e trasferirmi in un altro posto. È anche uno dei motivi, perché vi dicevo, per cui voglio andare via da questa casa. Comunque, di qua ho fatto un po' di spesa alla famiglia. Non ero completamente senza Coca-Cola, ne avevo tre se non sbaglio in dispensa, però io ho già fatto rifornimento, per cui ho fatto rifornimento sia dell'acqua, questa qui, il Brio Blu, che quattro Coca-Cola Zero. Ho preso questo Borghetti di vero caffè espresso, liquore, non ho più pallida idea se sarà buono oppure no, una confezione di detersivo in polvere. Ne ho preso una sola perché c'era solo questo, nel senso che c'era solo questo marchio di detersivo in polvere, per cui preferisco a farmi un giro da Tigotà o da acqua e sapone per vedere se recupero altri marchi. Ho preso, che si è appiccicato allo scontrino, come scontrino ho speso 61,83 euro, questo gelato variegato al caramello salato, i Kinder Pingui Tropical Coco, speriamo che siano buoni. Un'altra novità, il fatto di dolcezza del marchio Balconi, ho preso questi roll al pistacchio e poi ho preso il brodo, questo qui di verdure, le uova che spero, mi auguro che siano arrivate sane. Sì, dai, ce l'ho fatta. Sembrano sane. E ho preso degli affettati. Allora, del salumificio Piovesan, pepita del Piave, prosciutto, mortadella e prosciutto arrosto. Delle etichette, perché quando sia dell'Avo che dell'Imperia, quando io faccio acquisti o qualcuno fa acquisti, mi arriva come si chiama? Una ricevuta da scaricare. E per cui ho deciso di prendere queste etichette, che adesso non so se si vedono, praticamente ce ne sono una, due, tre, quattro, ma ci sono vari fogli, e tengo divise i miei acquisti da quello che fate eventualmente voi, per cui mi sono presa le etichette da attaccare su un contenitore in plastica che ho preso. Poi di qua, alleluia, spero no, si è un po' rotto, per cui questo, oh no, forse è la colla, boh. L'ho un po' stritolato questo brodo. Di qua il grana e lo zucchero, e non ho preso nient'altro. In tutta questa spesa, come vi dicevo, ci ho dato quei 60 euro. Mi sono messa qui a mangiare il Kinder Pingui al cocco. Allora, vi devo dire che il gusto del cocco mi piace. Non è, lo pensavo più forte, sinceramente. Mentre messo così, veramente, veramente buono, come spuntino. L'unica cosa che non mi piace è che fanno confezioni da 4. Se eventualmente il prodotto non piace, praticamente se ne hanno altri 3 da mangiare. Allora, personalmente mangio anche gli altri 3. Però tenete presente che il cocco non è eccessivo, però si sente. Per cena sto preparando queste tagliatelle fatte pasta fresca, che c'è scritto che in 2 minuti si cucinano, con questo sughetto di Giovanni Ranna, che è il pesto alla genovese. L'ho assaggiato così giusto mentre lo stendevo un attimino, perché mi è uscito dalla confezione tutto appallottolato, e devo dire che non è niente male come gusto. Intanto vi dico che oggi erano 20 gradi, per cui avevo caldo con la felpina e questo maglioncino sotto, avevo un po' di caldo,
mi sono fermata da Cadoro per fare il resto della spesa, nel senso che per questa sera avevo voglia di mangiucchiarmi un po' di pizza. Per cui ho pensato di passo da Cadoro, la prendo già fatta e me la riscaldo questa sera. Questa è stata l'idea di oggi. Per cui adesso vi giro la videocamera e vi faccio vedere anche questa spesa fatta da Cadoro, principalmente per la cena di questa sera. Poi ho preso un po' di cosucce giusto da mettere in dispensa, che non fa mai male. Avere un po' la dispensa con un po' di prodotti a lunga scadenza. E adesso che vi stavo parlando, mi è venuto in mente che probabilmente mi sono dimenticata di prendere i biscotti. Comunque, allora, di Coccolino ho preso questo ammorbidente, poi ho preso queste tre Coke Zero, che di solito la sera, come ultima cosa che va bevuta, un po' di Coca-Cola. Allora, di qua sapete forse perché che mi sono dimenticata di prendere i biscotti? Perché ho preso queste cose, cosucce dolci, ho preso una conchiglia alla Nutella praticamente, mentre il croissant è al pistacchio. Per cui qui prodotti dolci, come totale di spesa 55,45. Allora, ho trovato anche le fragole, per cui ho preso anche le fragole. Questa sarebbe la mia pizza. Ne ho presi due trance perché un altro è sotto, è più piccolino, però sotto c'è un altro trancio. Questo è con questo tipo di salame un po' piccante, mentre quella sotto è la classica prosciutto e funghi. Come formaggini ho preso perché in frigo c'ho più o meno due pezzetti così di formaggio, quello mezzano come stagionatura. Allora ho preso questo duetto fatto così di mascarpone e gorgonzola. Ho voluto, incuriosita da questo formaggio cacio pepato vecchio. Mi ha incuriosita, visto che come vedete la fettina è veramente piccolina, per cui ho deciso di prendere anche questo. Ho recuperato i Bibanesi integrali. Periodo di Pasqua, ovetti, per cui ho preso questi qui ovetti confettati al gusto di mandorla con cioccolato fondente. Questo salmone norvegese alla scadenza a fine mese, per cui da quando sto registrando questo video per me è valido una quindicina di giorni. Ma mi ha ispirato a prenderlo perché non sono le solite confezioni, quelle che dicono il marchio e tutto l'ambaradan. È messo così in questa confezione e mi ha incuriosito. Sempre discorso di formaggio, ho preso la scamorza a ciliegine, il caffè. Ultimamente prendo questo caffè DM, ci sono di tre gusti diversi. Sinceramente, il gusto che personalmente di sentire la differenza tra i tre gusti non è che lo senta granché, però cambio e cambio disegno della confezione ogni volta. Poi ho preso queste trecce alla pizzaiola che, come vedete, sono marchio Cadoro. E per finire, questa confezione di detersivo in polvere della Softal profumo di lavanda. L'unica cosa che mi dispiace è che non ho guardato i biscotti perché nelle volte scorse avevo preso dei biscotti ricotta e limone che li avevo trovati proprio da Cadoro e con la scusa che ho preso questi dolcetti non mi sono più ricordata dei biscotti, anche se l'avevo, mi sembra di averlo scritto nel biglietto perché in questo momento il biglietto non ce l'ho neanche più perché l'ho gettato in quei cestini da passeggio che si trovano per strada. Per cui, comunque, questa sarebbe la spesa di oggi.
Vi faccio vedere quello che ho preso a questa manifestazione, che era tipo una fiera, la prima fiera della stagione primaverile che fanno qui intorno, che sarebbe stato a Val d'Ubiadene. E a mezzogiorno, l'una, abbiamo mangiato i classici panini che si trovano sui banchetti, quelli con la salsiccia e le verdure cotte, e ho preso di qua della soppressata, di qua del riso, di qua formaggio e una piccola soppressa e di qua questo focaccia con le ciliegie di Marostica IGP. Oggi vi faccio vedere la soppressata che ho preso ieri, che sarebbe questo salmone, questo salume che vi avevo accennato ieri, e questi sono i due pezzi di formaggio di Malga. Questo è su questa morbidezza. Questo invece è più duretto. Mentre per oggi è mezzogiorno, sto scaldando questa zuppa di cannellino e cavolo romanesco che è qui che sta iniziando anche a bollire, infatti abbasso il gas. Oggi sul barettino dove fanno i caffè speciali ho voluto assaggiare la crema al caffè. No, non mi piace, è troppo pesante, non so se mi spiego, e non l'ho sentita bella liscia come quella che trovo in altri posti andando avanti con la stagione. L'ho sentita un po' troppo pesante, che era meglio se prendevo il nocciolato come avevo in mente, che sarebbe quel caffè che ha la nocciola e il caffè si mischia con la nocciola. Per cui crema al caffè penso di non prenderla più in questo bar. I caffè speciali, come sapete, ve l'ho già detto che mi piacciono, specialmente quello alla menta e quello alla nocciola. Però questa crema caffè non mi è davvero piaciuta. Adesso devo passare dal lavasecco che ha il servizio sartoria, perché ho delle cose da aggiustare. Dopo la pausa caffè, che ho preso uno mal tagliato allo zabaglione con un caffè al ginseng, e come avete visto mi portano anche il bicchierino d'acqua, sono passata all'ipermercato perché volevo vedere se trovavo le nuove barrette della Kellogg's, mi sembra come marchio. Comunque le ho prese e quando ci arrivo ve le faccio vedere. Allora, ho trovato della Novi il nocciolato gianduio, l'uovo per Pasqua, perché oggi che vi sto parlando, 14-15 marzo, più o meno uno di questi 2 giorni, ho ripreso i flauti del Mulino Bianco perché cercavo anche i biscotti, quelli alla ricotta e limone. Però l'ipermercato non tiene gli stessi marchi di Cadoro, per cui sono marchi famosi come Mulino Bianco, i flauti li ho ritrovati, però altri marchi meno conosciuti, diciamo che l'ipermercato fa un po' fatica a tenerli. Poi, dentro l'ipermercato c'è sia la possibilità di prendere cibo cinese, che dovrebbe essere cibo cinese anche questo, perché ce ne sono due. Uno è proprio dentro l'ipermercato, dove di solito vi facevo vedere che prendevo il cosiddetto sushi. Poi c'è questo posto che è un po' dentro l'ipermercato e un po' fuori, per cui si può acquistare il prodotto già confezionato dentro l'ipermercato, se no poi hanno anche un affaccio verso il passaggio, verso la, come si può chiamare la. Non mi viene il nome, cioè ce l'ho in mente il nome, ma non mi viene il nome da dirvi. E anche lì si può richiedere di prendere qualcosa. Visto che per me questo è un cibo un po' sconosciuto, preferisco prendermi le confezioni già pronte e non fare casino di dire un nome per un altro, per cui ho preso questi. Poi di cotto ho preso i classici radicchi del radicchio tardivo della nostra zona, questo cotto, il prosciutto che ne ho preso due confezioni,
Di questa spesa ci ho dato 63,70 euro, un pezzo di focaccia. Era l'ultimo pezzo, era già confezionata, però come vedete l'ho vista bella morbida e anche schiacciandola vedete che ritorna, per cui mi ha dato l'impressione che fosse cotta bene e anche bella lievitata nella maniera giusta, per cui l'ho presa. Poi, sempre di già pronto, ho preso questo rotolino classico panado e panato. È del prosciutto. Cosa c'è scritto? Aspettate, prosciutto, formaggio, per cui questi tipo di involtini. Per quanto riguarda i ravioli, ho preso questi qui, giusto per cambiare dai soliti, che sono radicchio e speck, però questo marchio lo uso spesso per i raviolini, quelli piccolini da fare nel brodo, per cui ho provato a prendere anche i ravioli più grandi che in teoria dovrebbero essere buoni. Della Pompadour ho preso i due tè, quelli che preferisco prendere, che mi piace il gusto. Fiocco di neve, mango con avocado. Sono, diciamo che è un periodo in cui questi due sono i miei preferiti. Zucchero di canna, questo qui che mi ha ispirato anche il disegno. E per finire vi faccio vedere le cosiddette barrette novità, che c'è anche scritto, che avevo sentito parlare di questa novità e visto che le ho trovate, infatti me l'ero immaginato, perché di solito, non sempre, ma di solito l'ipermercato è il primo che mette in vendita certe tipi di novità, per cui li ho visti, li ho presi e li ho presi entrambi. Sapevo che c'erano sia al cacao e crema di nocciole che alla crema di mandorle. Per cui mi ha ispirato a provare questi due prodotti e vediamo come sono. Nel limite, se piacciono, peccato che ce ne siano solo tre all'interno. Se non piacciono, mi do un sollievo nel dire, beh, ci sono solamente tre barrette, in qualche modo vado mangiate. Vi faccio vedere cosa sto preparando per cena. Oggi a mezzogiorno ho sbollentato questo cavolfiore in acqua salata. Qui, forse lo vedete, c'è ancora un pezzettino di burro che ci ho aggiunto del burro. Ci ho rotto due uovi, due uova, e mischio il tutto. Adesso sto tentando di farlo con una mano sola, per cui si muove tutta la pentola. E aspetto che l'uovo sia cotto, assaggio, regolo di sale e pepe, eventualmente ci aggiungo dell'olio e questa dovrebbe essere la mia cena di questa sera. Perché non avevo voglia del solito cavolfiore condito come un'insalata, sale, pepe, olio e aceto. Ho pensato di provare a fare in questo modo e di vedere cosa ne esce, giusto per cambiare un po' di gusto. Eventualmente sto anche pensando che potrei metterci adesso, quando l'ho assaggiato, dopo che l'ho assaggiato, eventualmente di aggiungerci delle fettine di formaggio da sciogliere qui sopra. Potrebbe essere un'idea anche questa.